una Monte Napoleone blindata dedicata completamente al tessile, al verde, alla sostenibilità. Perché questa iniziativa che è al suo secondo anno? Beh, è un grandissimo evento questo di Via Monte Napoleone. Ricordiamo che è la prima volta che Via Monte Napoleone ospita una sfilata di questa portata. Noi ne siamo orgogliosi di questo. È la Campaign for Wool che verrà questa sera in Via Monte Napoleone con On Stage in collaborazione con Milano Unica. Woolmark e Milano Unica sono partners ormai storici, da anni svolgiamo insieme On Stage ogni anno, però è la seconda edizione di Campaign for Wool. Ricordiamo la prima 2 anni fa in galleria, che ebbe molto successo. Cos'è Campaign for Wool? È una campagna voluta e sostenuta dal principe Carlo d'Inghilterra. Conosciamo tutti l'impegno di Carlo d'Inghilterra sui fatti di sostenibilità. La lana è la quintessenza di sostenibilità, biodegradabilità, eccetera. Noi qui oggi celebriamo la lana con On Stage. Saranno 10 giovani designer che produrranno le loro creazioni in lana qui questa sera. Per questo settore specifico, quali sono le previsioni sia per l'export che per il mercato interno? Ma dobbiamo dire che, contrariamente al mood generale, la lana sta vivendo un momento molto interessante. C'è una riscoperta del consumatore mondiale delle caratteristiche, delle qualità della lana, e la lana appunto sta vivendo un momento euforico di mercato. Questo anche grazie a tutti gli operatori della filiera che lavorano la lana in un modo incredibile. Oggi con la lana si riescono ad ottenere dei filati e dei tessuti eccezionali, e dobbiamo dire, a nostro vanto indiscutibile italiano, che i migliori tessuti e filati in lana al mondo vengono prodotti in Italia. Si può tracciare un breve identikit del vostro consumatore? L'identikit del consumatore è vario, variegato, perché la lana sta riavendo molto successo sia nel settore della moda che in quello dello sport. Anzi, vorrei soffermarmi su quello dello sport, dove la lana era stata protagonista, indiscussa, fino a qualche decennio fa. Ricordiamo che fino agli anni 70 del secolo scorso, 1970, la nazionale italiana giocava con le maglie di lana, tutti i ciclisti avevano maglie di lana, non parliamo degli sport invernali. Poi era sparita così a favore delle fibre sintetiche che costavano meno. Oggi c'è una riscoperta della lana, perché la lana contiene in sé stessa tutte le caratteristiche di traspirabilità, isotermia. Il consumatore ha riscoperto la lana, preferisce avere qualcosa di naturale sulla pelle piuttosto che un pezzo di plastica. E si riesce davvero a vincere la sfida della sostenibilità, non di marketing ma reale? Ma sicuramente sì, la lana è veramente una fibra sostenibile, sostenibile e biodegradabile. Ecco, biodegradabile è molto importante. La lana è una fibra resistente, un capo di lana quando viene dismesso non resterà nelle discariche del nostro pianeta per secoli come le fibre chimiche, ma si dissolverà in pochi mesi. Questa è vera sostenibilità, è vera ecologia.